Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Fiori, sono un italiano un po' pazzoide, considerato un po' pazzoide, in quanto faccio parte di un gruppo di Castellers. Queste persone, Castellers, proseguono una tradizione catalana che sarebbero delle torri umane. Potete notare dietro a me delle fotografie. E niente, io mi hanno contattato per spiegare, visto e considerato che sono un italiano, ho vissuto vario tempo in Spagna, in Catalogna, nella zona precisamente dove si fanno questo genere di cose, appunto i Castells, e sono stato contattato da alcune persone per avere il mio punto di vista, cosa significa essere un Castellers, per me che sono italiano, e cosa si sente. Beh, faccio una piccolo riassunto per capire più o meno come sono capitato in questo gruppo di ragazzi. Niente, è capitato che sono andato in Spagna, precisamente nella zona di Catalogna, dove ci sono questo genere di tradizione, e mi è piaciuto. Preciso che non sono andato in Spagna per motivi, diciamo, lavorativi, professionali o per necessità, o altro tipo di necessità, semplicemente andavo lì in vacanza, mi piaceva il posto e alla fine ho cercato un lavoro, l'ho trovato per fortuna, era ancora il boom del lavoro, mi sono fermato e niente, con un collega di lavoro che era dentro, portava suo figlio a questo genere di attuazioni, me l'ha proposto perché lo vedevo sempre in televisione e ne sono rimasto affascinato. E un paio di volte mi è capitato anche vederlo. Io precisamente faccio parte dello SNES del Vendrell, una coglia castellera locale, una delle più antiche. E quindi mi è stato proposto, ho detto ok, va bene, dice vieni al locale dove facciamo gli allenamenti, ti prendi un caffè, una birra, vedi com'è e se ti piace ne rimani, insomma, vedi un po' tu. Così feci e quindi dico, ah sì, bella cosa, diciamo l'ho visto da un punto di vista differente, perché vedere le cose dal di fuori, dalla televisione o da una certa distanza è differente vederle da dentro, da come si sviluppa tutto il tema. E il Cap de Coglia, mi ricordo che stavamo prendendo caffè, di dove sei, cosa fai, come mai qui, insomma le solite domande di routine, e dice guarda, domenica ci hanno invitato in questa festa di paese, scusate, se vuoi venire con noi, c'è tutto, cioè è di spontanea volontà, non c'è scopo di lucro, diciamo. Ebbene, sono andato con loro questa domenica, mi sono, diciamo, animato, mi è piaciuto e ho continuato. Dice, se ti piace, continua a venire. Ho continuato e quindi eccomi qua. Sto parlando del lontano 2003-2004, siamo nel 2020 e come potete vedere sono tornato per motivi personali nel mio paese Italia. Ma ogni volta che posso scappo e sto con i miei amici, con i miei con la grande comunità che è piccola ma allo stesso tempo grande nell'animo. Mi si domanda che cosa si sente nel fare Castells. Posso solo dire una cosa. Uno tsunami di emozioni. Per chi lo vive da dentro come me,
Spiegarlo in parole semplici è uno tsunami di fortissime emozioni, ogni tipo di emozione, ogni tipo di emozione. Non si può spiegare a parole ciò che si sente, è come quando ti innamori, no? Di una bella donna. Non lo puoi spiegare, almeno il mio tipo di carattere è così, lo devi vivere, delle emozioni fortissime, c'è una fortissima amicizia con delle persone che non sono assolutamente nulla, io per loro per me, però questo affetto che c'è reciproco è fortissimo, molto molto forte. È molto forte anche dal punto di vista tecnico, cioè si fanno delle cose, magari si sbaglia, cade, perché purtroppo cadono a volte, e quindi ci si arrabbia e dice: no, ma perché è caduto? Ma dobbiamo continuare, dobbiamo provare, eliminare possibili errori per poterci migliorare e farlo bene. Si acquisiscono una serie di valori, soprattutto cerchiamo di imparare determinati valori che servono, questo posso dirlo, servono moltissimo nella vita. Ci sono dei bambini, ci sono i genitori, appunto su questo vorrei anche soffermarmi un attimino dal punto di vista dei bambini. Apro una piccola parentesi, vorrei chiarire una cosa per tutti, soprattutto coloro che non sanno bene cosa sono i castells, le torri umane. Allora, i bambini non vengono assolutamente, ripeto, non vengono assolutamente costretti a salire. Se avete visto dei video, avete avuto la fortuna di vederli dal vivo, avrete notato che gli ultimi che salgono, man mano che si sale in alto, sono sempre più piccoli. Poi alla fine della cenetta, normalmente una bambina. C'è un limite di età, cioè. Se non hai quell'età non puoi salire, puoi allenarti e tutto quanto, ma non vieni messo in piazza, anche perché non è che ti pigliano così, vai in piazza, fai un quadrilò, un sinderwit, cioè c'è tutta una serie, una tecnica, delle prove dove sei più adatto, ma questo lo spiegherò più avanti. Cercherò perlomeno di spiegarlo in parole semplici, poi chi desidera spiegarlo a livello più tecnico e più complicato, non sono certo io sono manovalanza, chiamiamola così, manovalanza pura e dura. Niente, dicevo, per quanto riguarda i bambini, in assoluto, torno a ripetere, vengono obbligati a salire, anzi, al contrario, sono proprio i bambini, bambini e bambine, che desiderano salire, vogliono salire, a volte si arrabbiano perché logicamente lo vedi che è stanco, che non ce la fa, o per qualsiasi capriccio, i bambini sono capricciosi, si sa, e allora non si fanno salire, quindi si arrabbiano, si incapricciano, però molti purtroppo mi domandano: ma voi costringete i bambini? No, non viene costretto nessuno, 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 nessuno viene costretto. Anzi, dirò un'altra cosa molto importante. C'è un certo grado di pericolosità, di conseguenza tutte le coglie castelliere attualmente, ora io non sono proprio, sono un po' distaccato, ma per sentito dire dai miei amici che tutti i giorni diciamo sono lì nel gruppo, assolutamente non si fanno attuazioni in piazza se non ci sono dispositivi medici adeguati, tipo ambulanze, minimo devono essere credo due ambulanze. Medici, paramedici, infermieri, traumatologi, infermieri, in quanto per qualsiasi tipo di caduta devono intervenire immediatamente. Immediatamente si ferma l'attuazione quando si ha chiaro che tutti coloro che sono stati coinvolti in maniera più o meno grave non sono, diciamo, stabili, non sono, non, ci, non si è una. Non sia un dato abbastanza tranquillizzante da parte di tutti, non si prosegue, ripeto, non si prosegue la festa, l'attuazione. Questo appunto per dare un minimo di sicurezza per tutti, dal più piccolo al più grande al più anziano. Ripeto, c'è un piccolo grado di
di pericolosità, di conseguenza si cerca anche di evitare inutili rischi. È un gioco, è una tradizione che bisogna mantenere, non bisogna, diciamo, anche autodistruggersi in questa maniera. Tra l'altro, tra di noi, tra noi castellieri, tutte le coglie, c'è dal medico, all'avvocato, giudice, politico, direttore di banca, insomma, racchiude un ventaglio aperto a tutti, in cui tutti, nel momento in cui siamo in piazza, ma anche fuori, diciamo, dalla piazza, tra amici, tra conoscenti, siamo uguali, senza nessun tipo di distinzione religiosa, di colore, di categoria, di cultura, di livello socio-economico. Assolutamente siamo tutti uguali. Io che sono un semplice muratore posso avere una grandissima amicizia con il politico lì, con il sindaco di turno, andare la sera prima, magari sono andato a cena a casa sua, con la mia famiglia, insomma, cose così. E questa è una cosa molto bellissima, una delle tante emozioni che trascina, almeno a me, mi ha trascinato e continua a trascinarmi e mi tiene preso come Castellers, non solo andare in piazza e fare delle attuazioni. Il momento in cui sono stato contattato dal mio grandissimo amico D'Alfonso, per diciamo diffondere a livello culturale, ricordo che questo genere di tradizione è stata poco tempo fa, è stata, credo, eletta come patrimonio culturale del mondo, dell'umanità, anche perché grazie a un musicista catalano che purtroppo è deceduto tanto tempo fa, ha cercato di diffondere la cultura catalana, ma anche questo genere di cose. Vorrei ricordare le sue parole, si chiama Pau Casal e ce l'abbiamo, abbiamo avuto anche questa frase scritta nelle magliette quando siamo andati in un concorso, ogni 2 anni si fa un concorso, si radunano tutte le coglie, e la frase di questo signore è stata, la dico in catalano: Conserveu aquesta tradició que son l'anima della nostra terra. Conservate questa tradizione che è l'anima della nostra terra. E devo dire, come persona, diciamo, esterna, chiamiamo le cose così, che è una bella citazione, sì. Sono molto, 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 molto orgoglioso di poter fare questi piccoli video e spiegare dall'interno, una persona come me che lo vive dall'interno, cosa sono i castell? Perché molte volte la gente, come io sinceramente all'inizio ero molto molto sbagliato, avevo un'idea sbagliata di ciò che erano i castell. Poi man mano, stando dentro, logicamente ti fai un'idea. E ripeto, queste sono tante, tante emozioni, emozioni fortissime, emozioni, l'emozione fortissima quando ho avuto il battesimo di fuoco con lo Snel del Vendrell, cioè ho cominciato a fare i castells. E a fine stagione un'altra emozione forte, che i principianti, che sono sempre andati a fine anno a San Zaccaria, si fa una festa e si va in giro per il paese, e poi alla fine si va alla messa, si celebra una messa, quasi al termine della celebrazione della messa i principianti vanno dentro la chiesa, si fa una piccola torre, un piccolo pilar, ed è molto bello, è stata un'emozione, anche quella, la seconda emozione forte che ho avuto con lo Snens, perché l'interno di questa chiesa rispecchia moltissimo la Basilica di San Pietro a Roma. Sì, signore e signori, la Basilica di San Pietro in Vaticano a Roma. È molto suggestiva proprio per quello. Ed è stato un motivo, quando mi hanno chiamato, dice: Giovanni, vieni qua e ti facciamo l'iniziazione, chiamiamola così, dello Snens, ed è stato bellissimo, un'altra seconda forte emozione. E l'altra
diciamo, emozione molto forte che mi tocca personalmente è stata nel 2016 riuscire a fare. Era il compleanno, chiamiamolo così, della NES del Vendredd, 90 anni dalla fondazione del gruppo, ed è stato bellissimo perché siamo riusciti a fare una figura, ci sono i video, chi desidera vederli li può perfettamente vedere, il 4 de Nou and For Us, ed è stato fantastico, un'emozione fantastica, ma prima ancora, nel 2015, la famosa bestia negra della Slender Vendrell, io purtroppo non ho potuto assistere e presenziare fisicamente perché lavoravo, ero qui in Italia, ma l'emozione che c'è stata era come se fossi lì, era come se fossi lì. Bene, diciamo, questo è il primo video, spero che si veda bene, e spero soprattutto di non annoiarvi. Vi consiglio di vedere i video che ci sono su YouTube sopra il Nens del Vendrell, ma anche tutte le altre coglie, Villa Franca del Penedès, lo Chiquet de Valls, la giovane di Tarragona, tanti gruppi del genere. E va bene, per adesso vi rimetto al prossimo video. Un abbraccio e un bacio a tutti quanti. Ciao da Giovanni.